Un ritratto del Settecento, secolo contrassegnato da profondi contrasti, dall'esplosiva esuberanza delle arti al segno tragico del cambiamento impresso dalla Rivoluzione, visto attraverso gli occhi della Biblioteca Apostolica Vaticana. Di questo si sostanzia il pregiato volume La Biblioteca Apostolica e le arti nel secolo dei lumi, curato da Barbara Iatta, oggi direttore dei Musei Vaticani, e recentemente presentato nella suggestiva cornice del Braccio Nuovo. Il volume, oltre 500 pagine, con un imponente corredo fotografico, fa parte di una collana di 7 volumi pubblicati con cadenza biennale, che intende illustrare la storia e il ruolo istituzionale della Biblioteca Apostolica Vaticana dalla metà del XV secolo ad oggi. Con noi Barbara Iatta, che per anni è stata responsabile del gabinetto della grafica della Biblioteca Apostolica Vaticana, e Guido Cornini, responsabile del reparto arti decorative dei Musei Vaticani, tra gli autori del libro. Nel Settecento la Biblioteca Vaticana si apre alle collezioni artistiche, di cui l'esempio più eclatante sono il Museo Sacro e il Museo Profano, ma poi c'è la grande raccolta di grafica, quindi la stanza delle stampe, dove per la conservazione dei disegni e delle stampe delle collezioni papali, e anche il gabinetto numismatico, il grande gabinetto numismatico che ancora oggi conserva monete e medaglie non soltanto dell'antica Grecia, ma anche dell'antica Roma, ma soprattutto della medaglistica papale. E questo avviene nel Settecento, appunto, nel XVIII secolo, il secolo dei lumi, in cui appunto la biblioteca ha questa grande apertura. È il Settecento, che è un po' il secolo d'oro della Biblioteca Vaticana, anche perché vede per la prima volta nascere accanto alle grandi collezioni librarie le collezioni d'arte e di archeologia, con una piccata attenzione verso il documento storico, quindi opere collezionate non solo e non tanto per la bellezza estetica, come accadeva del resto nel campo più noto della scultura o della pittura, ma per i significati storici che avevano nei confronti della possibilità di conoscere meglio le generazioni che ci hanno preceduti. Il volume è distinto in 4 sezioni, rispettivamente dedicate a illustrare i differenti aspetti di vita dell'istituzione: il contesto storico-culturale, la Vaticana e le collezioni artistiche, i fondi e il personale. L'aspetto più interessante è che in qualche modo è più moderno di altri secoli dal punto di vista del collezionismo, appunto perché questi musei che nascono qui sono musei basati su una scommessa da parte di Papa Benedetto XIV prima e di Clemente XIII poi, di dimostrare con i fatti, cioè con le scoperte archeologiche, le prime in un'ottica ancora un po' pionieristica, che venivano fatte con gli scavi di allora, la verità e la concordanza tra quello che la storia tramandava tradizionalmente attraverso le fonti scritte e quello che la storia dimostrava attraverso i fatti, attraverso le scoperte archeologiche. Quindi la coincidenza di questi fatti dimostrava la verità, la plausibilità della dottrina cristiana nella sua tradizio, cioè nel suo tramandarsi scritto, e la perfetta coincidenza con il fatto scientifico.